Benvenuti al nuovo video di MacBlog. Quest'oggi avremo una presentazione generale dell'iPad. Allora, vediamo. Allora, l'iPad, una presentazione generale. L'iPad, però, l'unica cosa, la cosa brutta dell'iPad in prima posizione è che non ha l'iSide. Infatti mi ha deluso molto, però secondo me con la versione dell'iPhone 4.0 e della nuova versione dell'iPad avremo secondo me l'iSide. Poi usufruisce del 3G. Il 3G è molto utile, permette di avere internet a portata di mano. E questo. Poi non ha né iLife né iWork, cosa che ha solo un Mac. Infatti però l'iPad non è un Mac. Poi un'altra cosa, ha l'applicazione proprio per YouTube, per avere YouTube a portata di mano con video in HD ovunque. Poi abbiamo i video. I video sempre si possono vedere in HD. Video in alta definizione. Grazie allo schermo LED che ha anche un Mac. È molto utile l'iPad per vedere, è mitico per vedere le foto. Poi a mail serve per, è molto, l'iPad è perfetto per ricevere ed inviare mail e per scrivere e per, per visualizzarle. Poi abbiamo App Store. Le applicazioni App Store funzionano ugualmente come le applicazioni dell'iPhone. Poi abbiamo iTunes, il nostro amato iTunes. iTunes serve per scaricare gratuitamente o a pagamento musica, musica e per riprodurla la musica. Poi abbiamo il nostro iPod, che non manca nell'iPhone non è mancato e neanche sul Mac. Quindi perché neanche sull'iPad dovrebbe, sull'iPad dovrebbe mancare? No, non manca. L'iPod ci permette ed serve per riprodurre la musica, ovviamente. La musica scaricata dal PC o dal Mac o da iTunes. Poi abbiamo Maps. Maps serve per avere il mondo a portata di mano, perché praticamente abbiamo tutte le mappe. Sembra noi ci troviamo a Roma, io a Roma non ci vivo e quindi non lo conosco molto bene. Con Maps invece lo possiamo conoscere tranquillamente, noi mettiamo le mappe così. Ah, allora devo andare lì, ah, questa è la strada. E niente, il mondo Apple devo dire che, guarda, è troppo bello, quindi passate tutti a Apple. E questo. E per favore, ultima cosa, su Safari visitate il mio canale, vedete? Il mio canale, mo c'ho 4 iscritti, e c'ho 11 commenti, mi sono iscritta a 14 blog. E per favore, iscrivetevi, vedete il mio canale. E domani avremo una recensione di qualcosa, perché avevo promesso, domani arriviamo al blog numero 10. Arriviamo al blog numero 10, avremo la recensione di qualcosa. Di cosa? Non si sa. Ciao ragazzi!